Oggi io e Eva abbiamo deciso di farci una pescata in totale relax, senza telecamere, a esclusione di un'unica GoPro e il cellulare. Finalmente abbiamo deciso di comprare un carrellino per andare a pesca, ed è veramente l'arma totale. Se lo avessi preso prima, mi sarei risparmiato enormi fatiche e soprattutto tanto disagio. Mentre raggiungo lo spot, noto degli strani movimenti in acqua. Sicuramente ci sono dei pesci. Non ci penso due volte, devo provarli a prendere perché l'esca viva è molto migliore di quella morta. Gli imprevisti però non mancano mai. La rete è tutta intrecciata e perdo tantissimo tempo per districarla. Finalmente riesco a liberarla dopo circa 5 minuti di sofferenza e tante parole dolci. I cefali stanno ancora passando e mi avvicino lentamente mentre cerco di non perderli di vista. Sono lontani e la rete è molto piccola, ma devo provare. Tiro perfetto, sono riuscito a catturarne qualcuno. Tiretto, ragazzi! Non era facile, eh? Dimensione perfetta spaziale. Eravamo venuti in spiaggia pensando di pescare con il filetto di cefalo, ma ora devo stravolgere tutti i piani e non ho nulla pronto e non ho neanche l'ossigenatore. Oggi devo essere super veloce per non far morire i pesci. Preparo in fretta e furia la prima canna. Montatura semplicissima, pallina, moschettone e piombo diretto. Devo sbrigarmi prima che i cefali muoiano. Lancio la canna, metto in tensione il filo e innesco i cefali. Ci darà più soddisfazione di tutti. Due ami sul dorso e molletta che aggancio al filo per farla scorrere e mando subito l'esca in acqua. Una volta che il cefalo ha cominciato a nuotare, gli do un po' di filo per permettergli di nuotare ancora meglio. Ho notato che i cefali purtroppo stanno morendo. Senza ossigenatore e con l'acqua calda è davvero difficile tenerli in vita. Cambio l'acqua al volo e innesco anche la seconda canna. Anche stavolta però devo costruire la montatura da zero e ci impiego un po'. Ne approfitto per cambiarmi al volo perché pescando con rezzaglio mi ero bagnato e il vento non sta diventando piacevole. L'ultima canna la voglio montare con il filetto di cefalo, ma proprio quando sto per fare la montatura noto degli strani movimenti sulla prima canna. È sicuramente un pesce serra. Purtroppo nella fretta Eva dimentica di registrare col cellulare in orizzontale e il video viene un po' male. Mentre come sottofondo potete ascoltare la sirena dei pompieri che passano proprio durante il recupero. Poco male, riesco comunque a recuperare il pesce senza troppi problemi, a parte qualche salto, e poi lo porto piano piano a riva. Ma proprio all'ultimo il serra nuota tutto a sinistra e si impiglia nel filo dell'altra canna. Riesco però a liberarlo senza troppi problemi. Ha mangiato benissimo e gli ami hanno fatto il loro dovere. Ha mangiato verso la coda del pesce e mentre lottava poi si è impigliato anche all'altro amo. Purtroppo però sono a corto di esche, infatti avevo rilasciato gli altri due cefali mezzo moribondi. È il momento di trovare un altro cefalo vivo. Ormai c'è pochissima luce, ma riesco a vedere un movimento sospetto vicino alla riva. Non mi chiedete come ho fatto a vederlo, eh? Questa è la misura proprio giusta. Innesco velocemente anche questo cefalo. Non serve che sia molto sottopelle, tanto il cefalo è sempre bello vitale. Questi ami li avevo preparati per un cefalo più grande, ma comunque anche per questo andranno bene. Questa è la mollettina che alcuni di voi mi hanno consigliato e devo dire che ha funzionato. Questa serve quando non si intreccia dappertutto a far andare il cefalo giù, ma non farlo ritornare su. Si arrotola da solo, eh? Vedete? Arrivata, via. Subito in acqua. Diamogli 2 secondi al cefalo di ossigenarsi. Col piombo spike posso fare questo lavoro, eh? Tirarlo più lontano possibile. Ok, lo tiro lì. Mollo un pelo la frizione per farlo arrivare a pelo d'acqua. Ok, notte ormai, non si vede più niente.
Ormai sta scendendo il buio e completo il filetto di cefalo montando così anche l'ultima canna. Passa però un'ora e non si vede nulla, finché... Guardate, il serra ha mangiato e purtroppo ha mangiato al centro dove non c'era nulla, ha sentito che qualcosa non gli tornava e praticamente niente, non è rimasto ferrato. A questo punto preparo molto velocemente un altro filetto con la metà del cefalo che era rimasta. Eccolo qua, vedete, l'importante è che gli ami siano belli fuori, perché molto spesso il serra magari attacca solamente al centro, non è convinto al 100% di mangiare, e così almeno abbiamo qualche opportunità in più. Ecco il filetto, io non lo faccio troppo grande perché mi piace che sia abbastanza longilineo e comunque non dico sembri un pesce, però invoglia anche un serra non troppo grande a mangiarselo, è anche più facile da lanciare così. La montatura che utilizziamo, come vedete, è costituita da piombo scorrevole con questa montatura particolare qui, ovviamente ci abbiamo un salvanodo e la girella col moschettone. Qui ci attacco direttamente il mio finale. Perché la montatura è così? Perché quando il serra mangia non deve sentire il piombo, deve sentire, diciamo, il filo libero per poter prendere l'esca in bocca, mangiarla con calma e allora a quel punto, solo a quel punto, noi andremo a ferrare. Adesso, come vedete, il piombo è ben ancorato sul fondo. Ora lo sgancio, perché tanto il cefalo è andato sicuro lontano. Ok, il piombo è sganciato e il cefalo è costretto a muoversi. Se il serra è lì vicino, se lo mangia sicuro. Guardate, non passerà molto. È quello che ho fatto con l'altra canna. Allora, stiamo qui con degli amici, con Vincenzo, mi è venuto a trovare e gli ho fatto vedere che a volte il cefalo si insabbia, soprattutto di notte, no? Allora ho smosso un pochino il piombo, dopo neanche un minuto, Vincenzo, giusto? Ha boccato il serra. Questo secondo me è un bel serra, perché la canna è potente. Vediamo un attimino, ora si è già stancato. L'ho visto saltare, ma ovviamente è notte, non si capisce. Campanello che scampanella. Questa è la fase un po' più delicata, non c'è onda, quindi non c'è problema. Ora li metto qui così lo vedete magari. Non è piccolo, via. Questo già è un serra molto molto carino. Vedete come ha mangiato bene, sempre sul lamo centrale. Ora vicino a me sembra come al solito minuscolo. Però che magia col vivo, ragazzi, non si sbaglia mai. Guardate che bello. Facciamo vedere. Oh, gli ametti della Mustad hanno funzionato, ma quello che mi sta piacendo, poi ve ne parlerò, è il cavetto d'acciaio. Non è rovinato per niente, guardate. Questo è un bel pesce, eh? Comunque è un bel serra. Misurandolo siamo oltre i 70 centimetri, 71 qui dalla coda. Un bel pesce, non so quanto pesa, però ci ha fatto godere, soprattutto perché appena abbiamo mosso la canna, dopo neanche un minuto ha mangiato. Era lì, girava intorno al cefalo, il cefalo si era fermato sicuramente sul fondo. Allora sto utilizzando questi ametti qui, Big Bait, da misura 2.0, perché i cefali non erano enormi, però ovviamente dovete utilizzare l'amo giusto in base alla dimensione dell'esca. Se fosse stato più grande avrei utilizzato un 5.0 e così via. Invece per il filetto di cefalo sto utilizzando un 5.0, perché lì un amo più grande ci vuole. Il cavetto d'acciaio per la prima volta sto provando questo e devo dire che rispetto agli altri regge molto meglio, si fonde molto bene e anche se abbiamo pescato in serra non si è rovinato e l'ho potuto riutilizzare. Allora, purtroppo mi sono dimenticato a casa gli vari Starlight, Porta Starlight, tra il trasloco non trovo più nulla. E vedete, mi sono praticamente inventato una schifezza. Ho aperto questo moschettone il più che potevo con le pinze, ho messo il tubicino che si trova negli Starlight, ho legato un piombo e questo è un segnalatore da boccata artigianale, improvvisato. Però ragazzi, se siete a pesca e ci avete bisogno di una cosa, dovete essere in grado di arrangiarvi anche all'ultimo secondo. E se venite vi faccio vedere una cosa che volevo farvi vedere. Qui il serra ha mangiato, non ce ne siamo accorti, ci ha tagliato direttamente, questo era lungo diciamo una ventina di centimetri in più. Non credo che un serra abbia ingoiato l'esca, ma cosa è successo? Probabilmente più serra si sono andati a mangiare il cefalo e quando parte la competizione alimentare ovviamente
a volte possono tagliare con i denti, ma fa parte del gioco. Come fa parte del gioco questa mangiatona in diretta? Questo Serra lo avrebbe dovuto recuperare Eva, gliel'avevo promesso, ma non ho resistito. Ora sembra che non stia tirando, però fra un pochino si arrabbierà. Non è grandissimo questo, ma è un serracchiotto piccolino. Beh, abbiamo inaugurato pure la canna nuova, che devo dire si è comportato benissimo. E ha mangiato, vedete? Addirittura se l'ha ingoiato. Tutte e due gli ami, preso benissimo, questo non sarebbe mai potuto scappare. E vedete, qui è successo quello che a volte accade con il cavetto. L'altro non me l'aveva fatto, questo sì, perché si vede che il Serra è riuscito a prenderlo bene tra i denti. Vedete, si toglie comunque la copertura di plastica, non indebolisce il cavetto, però ovviamente è un cavetto che non possiamo riutilizzare. Serra preso benissimo, questo forse è il più piccolino di tutti, ma questa è la dimensione anche migliore, perché sono i più saporiti di tutti in questa dimensione. Allora, finalmente ci siamo, ho fatto questa chiusura diverse volte, ma mangiavano in continuazione, ci siamo divertiti da pazzi. Due orette di pesca, è stato bellissimo, voglio ringraziare due cari amici, Roberto e Vincenzo, che ci sono venuti a trovare e ci stanno aiutando con le riprese. Il vivo vince sempre, però anche il filetto dà i risultati. Ovviamente i serra più grandi si pescano col vivo, soprattutto col vivo di buone dimensioni. Comunque, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, per darci una mano, un like, iscrivetevi al canale e soprattutto condividete il video. E noi ci vediamo al prossimo video.